Ciao a tutti, sono Leonardo Raso della LR Immobiliare. Oggi sono in compagnia dell'avvocato Stefano Monaco del Foro di Roma per la quinta puntata della rubrica Un caffè con Leonardo Raso. Buonasera a tutti. Stefano, il caffè ce lo siamo già preso. Oggi parliamo in particolare di diritto immobiliare, perché appunto l'avvocato Stefano Monaco è un avvocato specializzato in diritto civile e soprattutto nella branca di diritto immobiliare, donazioni, successioni e locazioni. Locazioni, sì, siano esse a uso abitativo o uso commerciale, quindi la parte contrattualistica che precede appunto la locazione di un immobile, fino a poi alla fase patologica dell'esecuzione, tutte le volte che c'è necessità di riprendere un immobile quindi con lo sfratto, no? Tutta la problematica lì. O per finita locazione o per morosità, quindi poi con l'intervento di tutte quelle figure necessarie che sono l'ufficiale giudiziario, il medico fiscale, il fabbro, alle volte anche il veterinario, poi spiegherò nel dettaglio la... Senti, oggi i tempi medi per ottenere, diciamo, il rilascio di immobile, da quando il, diciamo, il proprietario si rivolge a te avvocato, a un avvocato in generale qui a Roma, no? Per chiedere magari l'inquilino che non paga. Allora, da quel momento a quando ha, diciamo, di nuovo le chiavi di casa, quanto tempo passa mediamente? Posto che una tempistica precisa è impossibile, cioè, da fare, però nel momento in cui il proprietario prende la decisione di andare da un avvocato e quindi parte la diffida nei confronti della persona morosa, a che viene fissata un'udienza una volta notificato l'atto di citazione in tribunale, a che viene convalidato lo sfratto, quella è la parte minore, e in pochi mesi si ottiene un'ordinanza di convalida da parte del tribunale. La vera parte difficile inizia proprio in quel momento con l'esecuzione, perché poi dipende dalla ogni caso è a sé. Se la parte richiede o meno il termine di grazia, il giudice purtroppo... Spieghiamo cos'è il termine di grazia, non tutti lo sanno. Il termine di grazia è un termine che il nostro ordinamento prevede, la concessione di questo termine è prevista nei casi di gravi difficoltà economiche, ma queste devono essere comprovate, quindi la semplice richiesta anni fa portava ad un rinvio, sempre e comunque. Oggi, grazie a Dio, l'intendimento della sesta sezione del Tribunale Civile è cambiata e quindi deve essere ampiamente provato questo momento di difficoltà, che però comunque porta sostanzialmente sempre a un rinvio di almeno un mese. Okay. Ecco perché, rispondendo alla tua domanda iniziale, da che si parte con lo sfratto a che si esegue almeno poco più di un anno o si supera anche un anno, ci dipende, anche due anni, ma lì dipende dalla zona di Roma, sì, è chiaro, dal commissariato. In media. Una media, sì, forse un anno è necessario, quindi bisogna anche considerare nell'anno cosa succede, che ovviamente il locatore, cioè il padrone di casa, perderà o non vedrà pagate, certo, le rate di canone, quindi, certo, è un qualcosa che va valutato per tempo. Quindi un motivo in più per fare molta attenzione quando si seleziona l'inquilino di non fare da soli. E un altro, sì, argomento su cui infatti volevo la tua opinione sul non fare da soli, il famoso fai da te pericolosissimo, è che io, svolgendo appunto l'attività di agente immobiliare, come sai, spesso mi capita di imbattermi in proprietari che scrivono no assolutamente agenzie, no agenzie nei loro annunci e fanno da soli. I rischi quali sono per un proprietario che fa da solo? Cioè, tu, infiniti, da avvocato, infiniti. Perché non dico che queste persone poi si meritano i problemi, perché questo non si augura mai nessuno, certo, però ognuno deve fare il suo, non ci si può improvvisare. Ecco, non affidarsi a un'agenzia seria significa mettersi o prestare il fianco a grandissimi rischi. Uno su tutti, nel caso di compravendita, può essere quello urbanistico, che molto spesso poi... che è un argomento molto sottovalutato dai proprietari, perché spesso ti dicono io l'ho comprata così, oppure non so, i miei tanti casi, non so, un genitore, un nonno che lo hanno trasferito per l'eredità, lo hanno comprato così, 70 anni fa, per me è così, invece magari... Assolutamente. C'è una problematica. Beh, questo però non te lo devo dire a te, sei tu che me lo confermerai.
nel momento in cui un'agenzia mette sul mercato un immobile, deve aver preventivamente controllato tutto, e quindi altrimenti si rischia pure una pubblicità ingannevole e si rischiano, ecco, contenziosi, il tribunale civile nel pieno. Però diciamo, questo è il caso in cui c'è l'agenzia immobiliare. Nel caso in cui il privato, il proprietario vuol fare si muova da solo, no? E i rischi sono infiniti davvero. Sì. Uno banale, per esempio, quello io ho fatto anche, diciamo, su questo dei video, i cacciatori di caparra, no? Sai che esistono queste figure. Questo è un problema veramente che ha del diabolico, perché sì. dietro di questo c'è uno studio preventivo di situazioni che hanno dei problemi urbanistici. Che succede? Che la persona interessata a un appartamento, all'acquisto, va a firmare una proposta, ma la tempistica per sistemare dal punto di vista urbanistico questi immobili è studiata in modo tale che non si arrivi per la data prevista per il rogito, e pertanto poi le persone si vedono non solo perdere la caparra, ma vengono chiamate per il doppio in tribunale, e in tribunale non c'è nulla di vinto in partenza, ma cause del genere purtroppo portano quasi nella totalità dei casi a questo. Quindi è molto molto pericoloso muoversi da solo, perché basterebbe uno studio preventivo da parte di un geometra, di una agenzia immobiliare, di documentazione, banalmente qualsiasi, anche un intervento chirurgico prima di farlo, certo, necessita, certo. Quindi per qualsiasi sia qualsiasi campo è necessario uno studio preventivo e una consulenza preventiva, che nella maggior parte dei casi è gratuita, perché penso che anche la tua agenzia... Ma noi facciamo un check-up urbanistico gratuito, nel senso ci avvaliamo di un professionista, di un architetto, che ogni volta che prendiamo un interrogatore in automatico lo a nostra volta incarichiamo di fare tutte le verifiche urbanistiche. Abbiamo un po' di problemi a volte con la lentezza di risposta degli uffici comunali, però quantomeno nessuno può mai dirci che non abbiamo fatto certe verifiche. Ma questo consente a più agenzia magari di allungare i tempi, esatto. Certo, in base alle esigenze di reperimento, sia se sei dal lato venditore che compratore. Il vero problema è che vediamo che a volte ci sono dei proprietari che fanno da soli, partendo dal presupposto del tipo: io ti vendo l'immobile così come l'ho comprato, così come l'ho ricevuto magari in successione, a me non interessa regolarizzarlo, ma la normativa non puoi farlo, esatto. Non puoi farlo, non puoi, lo so, ma questo è purtroppo... I tribunali sono pieni di cause, esatto, tra privati che si diciamo illudono di saltare un po', di non avere quel costo che considerano il costo dell'agenzia immobiliare, quando in realtà l'agenzia immobiliare che lavora bene è un investimento. Assolutamente, perché è una forma di garanzia. Ma è un risparmio, perché esatto. Hai detto chi più spende meno spende, purtroppo è verissimo. Quanto poi spenderanno alla fine sarà sicuramente superiore a quello che avrebbero speso se si fossero mossi. Allora, se tu fossi, diciamo, l'avvocato di un cliente che vuole comprare l'immobile senza agenzia, da un proprietario che lo sta vendendo senza agenzia, tu da avvocato all'acquirente quali consigli daresti? La previa verifica urbanistica necessaria, e che quindi riferimento all'agenzia io lo propongo sempre. Certo. Non consiglio di muoversi da soli, mai. Mai. Quindi quantomeno avere l'avvocato al proprio fianco. Perché... Assolutamente sì, ma... Perché io per esempio una cosa che noto, scusa che ti interrompo, che a volte anche nel fare le trattative con noi dell'agenzia immobiliare, in LR Immobiliare, vengono delle persone che ovviamente, come posso dire, non hanno proprio nessuna cognizione giuridica. Quindi anche nell'andarsi a comprare una casa del 400, 500, ma anche 150.000 euro, sono sempre tanti soldi, no? In base alle possibilità che ognuno può. Si presentano, non hanno nessuna commissione giuridica e sono un po', come posso dire, in totale balia di qual è l'interlocutore. Allora, se capitano magari con un interlocutore serio come noi, non hanno grossi problemi, ma se capitano in balia di un interlocutore che non ha una preparazione giuridica, si possono esporre a dei problemi. Quindi chiedo, a volte, cioè, sarebbe raccomandabile quantomeno che avessero anche il loro avvocato di fiducia. Ma assolutamente sì, si specializzato. Si va a fare assolutamente dei contratti nei quali veramente non ci si può
presentare dal notaio e mettere una firma senza sapere a cosa si va incontro, anche perché le famose penali sono importanti e si parla sempre di centinaia di migliaia di euro in abitazione, insomma, certo. Di questo si tratta, quindi il fai da te è assolutamente da sconsigliare. Sconsigliare nella maniera più assoluta. E spesso nel campo immobiliare ci si trova di fronte alla problematica della donazione. E anche lì io vedo che molti, in generale, molti acquirenti in prima battuta sono terrorizzati dalla donazione, che però presenta, diciamo, anche degli strumenti di gestione, nel senso che si può gestire il fatto che una persona venda con donazioni, quindi ci si può tutelare, no? Oggi ci sono pure le polizze assicurative, sì, che lo consentono. Però tu, certo, da avvocato, ecco, che cosa consigli quando si parla di donazione? Ovviamente sempre significa che il cliente si è già affacciato presso lo studio per una consulenza preventiva. Le precauzioni ci sono, francamente è un tipo di acquisto che va ponderato, che va... Non si può affrontare da soli, diciamo, che fai da te. No, nella maniera più assoluta, perché è troppo alto. Poi, ripeto, parlando di compravendite immobiliari, è impensabile farsi gli atti, si trovano facilmente su internet, ma parliamo proprio di fanta diritto. Assolutamente, impensabile. Assolutamente. Senti, invece al proprietario che vuole fare da solo, totalmente da solo, e auguro buona fortuna. Tu auguri buona fortuna, e anch'io, però obiettivamente se quantomeno si vuole rivolgere a un avvocato, i controlli minimi che dovrebbe fare lui prima per il venditore, no? Cioè il minimo di controlli che deve fare anche a livello urbanistico per essere sicuro che poi non possa essere in qualche modo... Beh, molto spesso, come dicevi te, le persone ereditano dei beni immobili e non controllano minimamente. Anche a livello condominiale. È sempre stata così, ma magari non sanno, anche a livello condominiale, non sanno... Non leggono neanche i regolamenti. Lo hanno dato sempre per assodato. Faccio un esempio: io la settimana scorsa ho venduto un immobile dove mi sono andato a leggere il regolamento di condominio che diceva che tutti gli appartamenti potevano essere utilizzati soltanto a fine o di abitazione privata o di ufficio. E sicuramente, no? Chi acquistava poteva farci una e prima. Moltissimi invece avrebbero voluto acquistarlo per fare una casa vacanze, perché siamo vicino al giubileo, come periodo storico, allora ce l'ha. Avendo ovviamente letto approfonditamente il condominio, questa, diciamo, il regolamento di condominio, ho sconsigliato l'acquisto a coloro che erano proiettati in quella direzione, ma molti non lo fanno, molti proprietari, no, ma la maggior parte in buona fede dicono sì, ok, si può fare il bed and breakfast e poi si trovano magari con una buona fede, per carità, si presume sempre, però ecco, basterebbe un controllo. Molto spesso, ecco, i regolamenti come il condominiale sono datati, perché seguono, non dico la costruzione, ma insomma, sono, quindi neanche alcuni condomini neanche prevedevano questa possibilità. Oggi più che mai l'attenzione deve essere massima, perché ecco, in un caso del genere, laddove chi compra vuole fare un'attività che oggi giorno è una delle principali, siamo a Roma, in vista pure del giubileo, i proprietari. Sì, da questo punto di vista c'è un fortissimo fermento. Io consiglio, ecco, non costa nulla, francamente, muoversi per tempo, e i vantaggi sono infiniti. Senti, un'altra domanda importante: spesso ci sono situazioni in cui i proprietari si ritrovano un immobile che è stato magari acquistato da un parente, un genitore, un nonno, e quindi gli è arrivato per successione, e l'immobile magari ha subito delle variazioni urbanistiche, quindi è stato presentato una domanda di condono che però nel frattempo non ha avuto il completamento dell'iter amministrativo con il rilascio del titolo edilizio e la concessione in sanatoria. Molte persone pensano che, avendo la domanda di condono corredata dai pagamenti delle tasse, che sia tutto sufficiente, no, perché lo hanno allegato all'atto di acquisto. E invece non è così. No. Lì, anche lì, quell'iter deve arrivare a conclusione. Quindi loro ereditano l'immobile, ma ereditano anche
la pratica che era stata presentata al tempo dal De Cuius, dalla persona che quindi ha fatto testamento, e ne ereditano anche gli effetti. Quindi bisogna arrivare alla fine di questo iter, e se ci dovessero essere da pagare ancora dal punto di vista del condono delle cifre, sono a carico dell'erede. Assolutamente. Molti invece non lo sanno, danno un po' per scontato che poi passano tutta la pratica in mano al nuovo acquirente, anche tutte lì, le conseguenze anche lì, del caso, no? Il caso di successione è molto importante, perché direi molto spesso non lo sanno, molto importante fare uno screening, se possibile, nell'immediato, anche se è il momento più difficile, perché ci sono 3 mesi di tempo per fare accettazione con beneficio di inventario. Esatto. Questo significa che l'erede entra nell'eredità, viene chiamata eredità, diventa erede, ma sino alla concorrenza dei debiti e dei crediti, perché molto spesso uno non lo sa, ma dopo 2 anni arriva una cartella esattoriale importante, poi si deve vendere magari parte dell'eredità ricevuta dal padre, dalla madre, che sia. Quindi c'è un periodo storico molto ristretto nel quale bisogna muoversi. Ecco lì pure fai da te in questo mondo delle successioni è ancora più pericoloso. Quindi, diciamo, riepilogando, il consiglio è di non fare da soli, affidarsi o a un'agenzia immobiliare, diciamo, selezionata, no? Che abbia tutta una serie di caratteristiche di preparazione e di ottimi standard di qualità da un lato, oppure comunque affidarsi a un avvocato fin dalle prime fasi o della vendita per i proprietari o dell'acquisto per coloro che dovessero comprare, in modo da non commettere errori, perché il rischio è proprio dietro l'angolo. Assolutamente. La materia è talmente complessa. Sono perché le persone poi comprendono effettivamente solo quando si parla di soldi, cioè la paura che li porta a non andare dall'avvocato, dall'agente immobiliare, proprio perché se non ci vado risparmio. Certo. Invece è proprio quello, che la consulenza preventiva porta al risparmio, quindi facilita anche il nostro lavoro, perché noi lo risolviamo prima e questo vada in tribunale o assolutamente. Bene, allora io ringrazio l'avvocato Stefano Monaco per la sua disponibilità, per le sue diciamo, per i suoi consigli e le sue indicazioni, e ci vediamo alla prossima puntata della rubrica Un caffè con Leonardo Raso. Ciao. Grazie a tutti.